forse il reparto più allegro dell'ospedale, ecco, perché perlomeno ci sono delle nuove vite che sono sempre una grande gioia. Lei è la dottoressa Parola, direttore della pediatria e neonatologia del Fornaroli di Magenta. Siamo entrate all'interno dell'ospedale per capire come è cambiato il reparto alla luce dell'emergenza sanitaria. Anche per la neonatologia c'è stata una rivoluzione, ma abbiamo cercato in tutti i modi di mantenere il rapporto mamma-neonato il più possibile fisiologico, il più possibile positivo, e anche le nostre mamme appunto hanno dovuto un pochino adeguarsi, mettere la mascherina quando allattano, però abbiamo mantenuto comunque il rooming in, cioè il bambino vicino alla sua mamma. Tra l'altro, da quando facciamo il tampone abbiamo qualche ora di attesa per il tampone della mamma, ma poi sappiamo se la mamma è positiva o negativa. Le cose sono andate molto bene, tanto che i neonati che adesso hanno superato il mese di vita sono neonati che sono rimasti negativi. Tante le prescrizioni da seguire per tutelare la salute di madri e piccoli appena nati. Sono stati solo due i casi di mamme risultate positive al coronavirus, casi gestiti in modo da garantire la massima sicurezza per tutti. Le donne da noi hanno continuato a partorire e devo dire che pur con alcune difficoltà legate a accessi un pochino più difficoltosi, con checklist prestabilite, e le donne hanno continuato a partorire in maniera tranquilla, senza grossi problemi. Le difficoltà ci sono state solo nel periodo, nel postpartum, qualche difficoltà legata al fatto che i papà, i mariti non potevano entrare e tuttora non possono entrare nel reparto. Da 2-3 settimane abbiamo riniziato a operare solo le pazienti oncologiche e quindi abbiamo una limitazione delle sale, una riduzione delle sale, e tutte le patologie programmabili sono state interrotte. Speriamo al più presto di poter iniziare, e proprio perché qui a Magenta, oltre ad essere un ospedale con una tradizione per l'ostetricia e per la neonatologia, è un centro di riferimento per la patologia della statica pelvica.